Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi, ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Bentornati su Resident Evil Village. Siamo all'interno del castello Dimitrescu. Come vedete, abbiamo sbloccato una nuova zona, siamo scappati da qua. L'ideale potrebbe essere tornare nell'ingresso e posizionare la maschera della mestizia, che ecco qui abbiamo anche nuovi parti di dialogo che non mancheremo di leggere. Quindi ecco qui, vedete, è un item di trama, una maschera di pietra trovata nella cantina, il suo volto è afflitto dalla tristezza. Se noi la giriamo, vedete che dietro l'incastro per la nostra e abbiamo anche la chiave di Alcina che ci permette di sbloccare determinate nuove zone del castello. C'è anche da dire che la signora Alcina Dimitrescu ci ha mozzato una mano, ma noi ci siamo riattaccata così easy easy. Mappa del castello Dépendance. Ok, studio dell'opera. Se no, ci sono le scale che salgono. Allora, io andrei a vedere in questa stanza, lo studio dell'opera, sperando. Ah, è chiuso dall'altro lato, ragazzi, dobbiamo fare il giro. Sperando che non ci aspetti una boss fight. Fuori. Oh, vediamo, interagisce. Attenzione, il rossetto della signora è sparito. Chiunque lo trovasse è pregato di portarlo nel suo bagno. È stato fabbricato appositamente per lei ed è molto costoso. La governante. Speriamo che almeno la governante fosse una persona normale. Ecco. Proiettili della pistola. Molto, molto bene. Allora, andiamo a vedere il diario. Questo è il nuovo pezzo di diario. Non trovo Rose da nessuna parte. Siamo ancora alla mattina, eh. Forse non è mai stato in questo dannato castello, forse l'hanno spostato in un altro luogo. Comunque non c'è motivo di restare qui. Devo trovare il modo di uscire. Allora. La chiave di Alcina non va bene qua, me lo immaginavo, perché polvere da sparo. Dove siamo? Siamo nella sala dell'opera, ma la parte superiore. Abbiamo pochi proiettili, un paio di caricatori. Vediamo se queste finestre si possono rompere. Sì. Allora, ricordo che dobbiamo sempre rompere tutte le finestre di Castel Dimitrescu. La signora del castello non sarà contenta, ma già ci vuole. Mannaggia, ragazzi. Comunque voglio evitare. Sfera con fiori e spade. Che sia un item. Ragazzi. Una sfera decorata con. È un key item. Forse la possiamo mettere, sapete dove? Dal mercante, dove c'è il plastico del castello. Che poi alla fine questi minion qua. Ne abbiamo un lago, vedete. Ok. Allora. Sempre meno proiettili, eh.
Dovremmo fabbricarne un po' per la pistola appena li troviamo. Allora, ci serve un grimaldello per scassinare questa. Io ho sparato ogni volta ce ne sia stata la necessità, come avete visto. Altre munizioni del fucile, come stiamo messi? Con i colpi del fucile stiamo messi molto bene e penso che possiamo shottarne uno. Possiamo creare la soluzione medica, non possiamo ancora creare i colpi della pistola. Anche se volevo dedicarmi a creare i colpi del fucile, molto probabilmente potrebbe essere una cosa migliore incominciare a crearci i colpi della pistola. Allora, c'è il piano come in Resident Evil 1 che doveva suonare lo giro, vi ricordavate? Chris non mi pare fosse in grado di suonarlo. Allora, prima il documento. Nome scientifico, nessuno. Misura 5-6 cm. Struttura del corpo simile a quella del moscone, con delle differenze nella testa. Sono carnivori e consumano carne voracemente. Per catturare la preda si raccolgono usando i feromoni per replicare la figura di un essere umano. Nate dalle uova deposte dal cadù nell'organismo che lo ospita, le mosche non sono in grado di riprodursi. Per fortuna, sono sensibili a cali improvvisi di temperatura. Se la temperatura scende sotto i 10 gradi centigradi, il loro metabolismo rallenta fino ad arrivare a uno stato dormiente e criptobiotico. È un fenomeno simile alla criptobiosi dei tardigradi o dei Polybedrium. Sì, ragazzi, nomi assolutamente impronunciabili. Vediamo se c'è qualcosa sulla copertina. No, l'ho anche girato molto male, ma qui cosa abbiamo? Scarti arrugginiti. Ditemi che no, non possiamo ancora creare gli scarti, si fa fatica a trovarli, eh? Sblocca. Ok, abbiamo aperta, ragazzi. Ora, ciò che mi viene da pensare, dobbiamo ancora esaminare qualcosa in questa stanza, è che dobbiamo interfacciarci con il pianoforte. Ah, signori, io non so suonare il piano. Ah, ok. Indietro. Sempre stato affascinante il pianoforte, eh? Indietro. Per fortuna, ragazzi, si andava a tentativi. Chiave con stemma di ferro. Ragazzi, questa chiave, avete presente dov'era? Quindi possiamo uscire veloci da qui. E avete capito che porte apre? Quindi potremmo, io credo potremmo tornare anche nel villaggio. Tu! Tifoso forestiero! No, no, signora.
ci dà la caccia stile Mister X, come io tornerei nella zona franca di. Siamo dentro nel castello. Sì. Tornerei nella zona franca del duca e proviamo a mettere giù la prima maschera. Alla fine basta scappare dalla signora Dumitrescu, Allora, proviamo a metterla qui. Maschera della mestizia. Ok, una di quattro, ragazzi, e maschere. Quindi, qui la stanza del mercante non c'è. È un piacere vederti sano e salvo. Come procede? Ma mi hanno tagliato una mano, non sono riattaccato. Ecco. Mi dispiace immensamente, dico davvero. Beh, una volta fuori dal castello, allora capirai come trovarla. Hai bisogno di qualcosa prima di proseguire? Benvenuto, benvenuto. Sono sicuro che troverà. Allora, salveremo qui, ragazzi. 3:18. Hai qualcosa di nuovo? Proviamo a vedere se. Sì. Non sei interessato, immagino. Un attimo, Luca. Carino il giochino. Allora facciamo il trofeo rotolare che passione e otteniamo il teschio cremesi, ragazzi. Questo oggetto forse glielo possiamo vendere al duca. È un oggetto di valore. Di grande valore. Ok, facciamo affari, duca. Ah, sì, sì. Ho delle novità in vendita. Ottomila, ragazzi. Ah. Perfetto. Allora, abbiamo una possibilità di comprare il caricatore migliorato, anche se per la pistola non abbiamo, oppure abbiamo il grilletto. Spero che si riveli utile. Equipaggiare a parte adesso, perfetto. E compriamoci anche il caricatore migliorato. Equipaggiare a parte adesso. Chiedo venia, non applico sconti, mi dispiace. Non possiamo fare alcun tipo di potenziamento, come vedete. Sono in grado di eseguire. Però abbiamo potenziato entrambe le nostre armi, E se vedete, abbiamo i cerchietti sulle armi già evidenziati, quindi vuol dire che abbiamo potenziato al massimo entrambe le armi con le parti di modifica. Ora non so se potrebbe essere una buona idea comprare delle munizioni. Allora, i proiettili della pistola. Ti ringrazio. Compriamo molto un po' di proiettili della pistola, ragazzi. Ti auguro una splendida avventura. Grazie, Duca. Ora abbiamo. Ne portiamo 18 di proiettili all'interno della pistola. Non volevo spendere così soldi, ma la situazione è abbastanza pesantina. Allora, sala d'ingresso. Dobbiamo capire le varie stanze ancora da esplorare, quindi ora andremo a tentoni. Questa porta è chiusa.
Non resisterò fino a cena. No, 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 no. Aspetti da... Ragazzi, sta cosa che però... ci danno la caccia alle figlie è pesantissima, eh. Allora, secondo me dobbiamo andare in alto. Devo avere un po' di pazienza. Allora, quali continuano a spawnare, quindi non è il caso di combatterli. Qui c'è la Cina che ci dà la caccia in queste zone. Forse no, se n'è andata. Vai. Finalmente sei venuto a trovarmi. Eh sì. Si innamorano. Bene con lo stuzzicante. Il problema è che in questo modo non vedo neanche dove vado. Allora, dobbiamo dentro la biblioteca. Sì. Vieni avanti, vieni avanti. Non sei buona come la tua sorella, eh. Grazie, possiamo battere. Vieni, vieni avanti. Forse il mio... Dobbiamo attirare. Perché? Perché mi tratti così? Ma non lo so, signorina. Non so. Non voglio morire. Ok, sta andando, ragazzi. Chissà com'è contenta la signora Alcina che le abbiamo ammazzato un'altra figlia. Ok, allora il gioco ci dava munizioni in questa zona, come vedete. C'è ancora qualcosa da ottenere qui in biblioteca. E vedremo di darci da fare. Ancora qualcosa? Sì. Allora, avete visto? Ho sparato due colpi in aria pensando di rompere il soffitto, ma in realtà dovevamo... Abbiamo anche sprecato le due Claymore, credo, ma... Allora...
lì c'è Grimaldello, quindi non vorrei che Grimaldello fosse qua dentro. Abbiamo ucciso una delle due figlie, una delle tre figlie, la seconda, a dire il vero. E abbiamo anche capito che dobbiamo sempre sfruttare qualcosa, tipo... Dove siamo qua? Una finestra, signori. Un'altra delle maschere della gioia. Allora, prima di raccogliere la maschera, non vorrei che raccogliere la maschera fosse un trigger per qualcosa. Atelier. Questo qua è un quadro a grandezza naturale di Alcina. Quindi giustamente io direi andiamo a cercare cosa abbiamo qui? Fa sì che le cinque campane risuonino. Potrebbe essere un enigma. Ho accelerato i proiettili proprio per sparare alle cinque campane. Una è qua dentro, l'avete vista? Passa abbastanza veloce, però c'è un attimo dove rallenta lì. Tutto si tratta di capire il momento in cui sì. Allora, questo vediamo se possiamo risparmiare un colpo. Sempre se siano tutte in questa stanza le campane. Ma no, così non è. Sembra che non si spengano le campane una volta che facciamo partire. Mi viene da pensare che non siano neanche tutte in questa stanza. Proviamo ad uscire fuori un attimo. E ora proveremo a fare una cosa, a rientrare. Le campane continuano ad essere infiammate, quindi avevo paura fosse una cosa a tempo, ma così non è, fortunatamente. Sopra al... qui non ce ne sono. Guardate là, ragazzi. Eccone un'altra. A questo punto potrebbe essercene un'altra da mirare fuori dalla... Appena troviamo la porta d'uscita. A volte è un po' dispersiva come cosa. Allora, se non è su quella statua lì, forse possiamo mirarne una fuori da qui. Anche se la cosa mi manda a pensare che siano tutte e cinque trovabili
qua. Una, due. Ne manca una, eh. Mi è venuto anche da pensare che potesse essere nel quadro di Alcina. Ma... così non pare essere. Vedete, anche da qui si poteva mirare benissimo anche da qui. Mi viene da pensare che una possa essere qua da qualche parte sul... sì. È lì dentro, guardatela. È successo qualcosa. Signori. Allora. Possiamo proseguire di lì o tornare nell'atrio principale. Allora, l'enigma delle campane l'abbiamo fatto. Siamo giunti in questa strana soffitta. Allora, non fatemi usare un proiettile per la capra votiva. Ditemi che posso distruggerla col pugnale, no? Serve un proiettile, ragazzi. Mannaggia. Però stiamo tirando su un po' di proiettili della pistola. Dunque, ragazzi, che dire? Se vi è piaciuto questo episodio di Resident Evil Village, qui cosa abbiamo anche? Manichino, mamma mia che inquietante. Se vi è piaciuto vi chiedo di lasciare like, oppure come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale per sapere quando e come metterò online una nuova parte appunto di questo titolo, quindi che mi sta prendendo veramente tantissimo. Noi ci vediamo come sempre alla prossima e ovviamente ciao ciao a tutti.